Facciamo l'entrata col botto. Ivan, carissimo, Boom! benvenuto all'interno del canale. È un piacere per me averti da queste parti perché oggi affrontiamo un argomento molto, 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 molto interessante dove ci sono un sacco di cose che ti voglio chiedere, che mi hanno chiesto e che mi hanno chiesto. Tu come sai, Ivan? Adesso parlo a bomba io, poi ti lascio spazio, non ti preoccupare, ok? Come Assolutamente. sai, io da pochissimo ho messo online un corso su come scrivere un libro. Ho fatto cadere un sacco di cose qua, ma non ci fa niente, su come scrivere un libro. Però all'interno di questo macro argomento ci sono un sacco di cose che vengono fuori. Aspetto fiscale, aspetto legale, eccetera, eccetera, dove io non ne so parlare assolutamente. Tu mi pare, se non erro, che sei un esperto di una di queste cose, giusto? Sì, d'altronde Giusto, mi hai chiamato apposta. giusto, giusto, giusto. E allora, carissimo Ivan, ci potresti dire cosa fai tu? Allora, io sono un esperto contabile e revisore legale dei conti, ma mi piace definirmi un business hacker perché, diciamo, sono un po' stanco, diciamo, del solito lavoro d'ufficio, a fare scartoffie, dichiarazioni, F24, eccetera, eccetera, e mi sto orientando sempre di più verso una tipologia di consulenza strategica mirata a migliorare la proficienza aziendale. Che cos'è la proficienza? La proficienza è quella tendenza a un miglioramento continuo che punta appunto ad avere un'efficienza, un'efficacia e una redditività sempre migliori nel tempo. Quindi, diciamo, mi occupo un po' di questo, spero di essere stato chiaro. Assolutamente sì, ed è pure una figata, perché quando tu dici una cosa del genere, le persone rimangono, ma questo deve essere una potenza, perché uno non capisce niente, dice, questo deve essere una potenza, per me già lui è perfetto. Io attualmente sono focalizzato oltre che sul digitale anche sui forfettari, semplicemente perché l'attività che ti dicevo prima di business hacking, riuscire a concretizzarla mi porta via un sacco di tempo perché studio, perché devo fare un po' di comunicazione, Certo. scrivo anche articoli per fare un po' di awareness, quindi per avere un po' più di tempo preferisco avere come assistiti, cioè a fare l'assistenza fiscale, famose dichiarazioni F24, eccetera, eccetera, sono i forfettari che hanno un impatto minore sulla gestione del mio tempo rispetto ad una Cioè, SRL, vedi, ad però, esempio. già un commercialista, ti dico il commercialista, già che mi parla di awareness, che cazzo, sto godendo come un riccio in questo momento. Ti volevo chiedere, dunque, già qualche studente all'interno del corso mi ha fatto questa domanda. In più, anche sul canale YouTube qualcuno ha fatto delle domande, ma quando parlo con le persone di self-publishing, per quello che intendo io per self-publishing, non è andare a guadagnare facendosi scrivere il libro da un'altra persona, ma scrivere il proprio libro. Quindi, in questo argomento e di questa cosa mi chiedono sempre: Marco, scusami, ma io voglio scrivere il libro, però devo aprire la partita IVA per scrivere il libro? Cioè, questa è una diatriba immensa, secondo me, perché io ho fatto un giro sul web, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, c'è Amazon che dice che comunque sono royalty, io ho guadagnato royalty in realtà, io la partita IVA è una cosa differente, ok? Non mi sono posto mai questo problema, però effettivamente c'è questo problema e io da te voglio la risposta. La Tan risposta tan tan. è la risposta. Ora ti darò una risposta che ti scioccherà. La risposta è: devi aprire la partita se devi aprire la partita IVA. Che Ecco, va cosa bene, significa? signore e signori, ci vediamo. Ciao ciao. Vi spiego il perché. In che Allora, fondamentalmente, senso? le royalties possono essere acquisite anche da un'attività economica. Ti faccio un Chiaro. esempio Io ho la classico. partita IVA e guadagno i royalty dal Ma a libro. prescindere da te, io sono un esperto contabile, ok? Sono iscritto all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili di Catania. Se un domani dovessi pubblicare un libro con un editore sulle tematiche di cui mi occupo, quindi fisco, gestione d'azienda e via dicendo, tributi e via dicendo, io comunque quelle royalties che vado ad incassare per aver scritto il libro, quindi per fare un'attività totalmente diversa dalla mia attività di consulente, ok? Rientrerebbero comunque nella fatturazione della mia azienda, cioè del mio lavoro da professionista. Sì. Ok? Quindi le royalties in realtà le può percepire anche una partita IVA che fa una cosa diversa. Poi bisogna vedere un secondo passaggio, ok? No, ma Quando aspetta, bisogna. la domanda è proprio, cioè viene da chi non ha la partita IVA. Ok. Ok, infatti ci stavo arrivando. Per chi non si trova in questa situazione, allora si vengono a definire due scenari alternativi. Uno in cui bisogna aprire la partita IVA e uno in cui non bisogna aprire la partita IVA.
Quando è che bisogna aprire la partita IVA? Quando si fa quell'attività di self-publishing per guadagnare. Quindi e lo si fa in una maniera continuativa. Quindi che cosa succede? Quando tu hai un funnel di vendita, hai una pagina su Facebook da cui fai le sponsorizzate per vendere, se hai il tuo shop diretto personale sul tuo sito, ora non so tu esattamente che strategia di self-publishing usi, però il libro può essere messo anche su il sito personale, ad esempio ivannapoleonefigara.it, ci carico il mio libro, eccetera, eccetera, e lo vendo. In questi già, casi, in quel caso già devi avere la partita IVA. Sì, sì. Quando io faccio un'attività diretta al fine di vendere il mio prodotto o lo vendo direttamente per l'appunto, in quel caso sicuramente c'è sempre bisogno di aprire la partita IVA. Se invece io scrivo un libro, già lì poi bisogna andare a vedere se il libro è uno, è una collana, se sono cose tecniche, se sono cose di narrativa. Anche lì ci sono delle precauzioni più che altro da usare, onde evitare problemi col fisco. Comunque dicevo, se io scrivo il mio libro e lo metto su Amazon, non faccio una sponsorizzata, non faccio niente, magari c'ho la mia pagina personale dove dico ho pubblicato questo libro, oppure una pagina sul libro, sulle tematiche del libro, però dove non faccio un'attività, diciamo, continuativa di sponsorizzazione, eccetera, eccetera, allora possiamo andare a far assorbire, diciamo, i compensi che ci arrivano dall'attività di sfruttamento delle opere dell'ingegno senza obbligo di apertura della partita IVA. Oltretutto, una cosa particolare che hanno i compensi per le opere dell'ingegno è che non hanno neanche l'obbligo di iscriversi alla gestione separata IMSS superati okay. 5.000 euro di compenso, cosa che invece ad esempio le prestazioni occasionali non hanno. Parlo di quindi in realtà se io faccio un libro, lo metto su sì. Amazon e non tocco più niente, faccio 1.000.000 euro, è 1.000.000 euro di royalty. È una cosa abbastanza impossibile che succeda, però sì, è totalmente 1.000.000 euro di royalty che poi andrai a denunciare con diciamo i criteri del diritto d'autore, cioè andrai ad indicarli nel quadro RL, avrai l'ammortamento l'abbattimento, chiedo scusa, del reddito automatico, 25 se sei sotto i 35, 25 se sei oltre i 35 anni, 40 se sei al di sotto, e poi su quella somma vai a pagare l'IRPEF, chiedo scusa. Tu poco fa hai detto libro tecnico, ok? Sì. Hai fatto una faccia della serie, c'è qualche cosa da dire qua, anche sul libro tecnico. Sì, perché spesso il libro tecnico è segno che tu comunque hai che ci sia una professionalità o comunque un'attività economica alle spalle. Poi ripeto, se è un libro singolo, il problema è relativo, sempre se non fai tutti questi passaggi. Poi addirittura se usi, io ora ripeto, non so tu che canali usi, io mi ricordo il tuo vecchio corso Affiliate Zone, bellissimo. Sì, grazie, grande. Ma che poi il libro è questo, il libro è l'ho scritto su questo argomento. Su Praticamente dicevo, già se tu lavori con Amazon, che è un'azienda straniera, è un conto. Esistono delle aziende italiane come il mio libro, Lulu mi pare che lo fa pure, che ti fanno pure la ritenuta d'acconto. Quindi una volta che tu le royalties che prendi sono già con dedotta la ritenuta d'acconto, cioè l'editore si tiene il 20% di quello che ti dà per pagarlo di tasse, lì è ancora più facilmente assoggettabile nel però, discorso del in quel caso però c'è l'editore perché Lulu diventa un editore, no? Fondamentalmente sì. Amazon dice di essere nel suo contratto, ad esempio, un rivenditore. Esatto. Però esistono delle situazioni in cui è stato comunque riconosciuto il fatto che quei compensi comunque fungono da diritto d'autore. Ma ti ripeto, siccome Amazon è un rivenditore, questa cosa la puoi fare con un libro, se ne fai una collana, se fai dei libri relativi alla tua attività professionale o cose di questo tipo, è meglio evitare. Andare ad aprire una partita IVA e fare tutto come si deve. Oltretutto puoi aprire benissimo una partita IVA nel regime forfettario,
Però sai che c'è, Ivan? Mi fa venire in mente questo. Tu parli di professionisti, però i professionisti che scrivono un libro possono essere anche dei dipendenti. Cioè, io sono un professionista del marketing, ma sono Ma ne scrivi dipendente di una uno, grossa ma ne scrivi una azienda. collana. Sì, Io oggi dico, ne scrivo scrivi un uno libro e comunque. domani per brand personale ne scrivo anche un altro, sempre sullo stesso argomento, magari. Ma anche lì non fai pubblicità. Se Certo, fai pubblicità è è chiaro, un'attività. è chiaro. Oltretutto, se tu sei dipendente e hai intenzione di andare a guadagnare con i libri e fare bene, i dipendenti che aprono un'attività commerciale, e la rivendita di libri online è un'attività commerciale, in quel caso ti converrebbe proprio fare uno shop tuo in quel caso. Comunque, chi è che svolge un'attività commerciale ha la possibilità di non andare a pagare l'INPS, quindi abbatte i costi Certo. della ditta in una maniera impressionante. Chiedo scusa per la Certo. sedicigola, però. No, vabbè, non ci fa niente, figurati. Certo, perché l'INPS non prevede la doppia tassazione praticamente, perché già la paghi con l'azienda, quindi va bene di Più là. che altro non è proprio la doppia tassazione, è un'esclusione per chi ha dei redditi da lavoro dipendente. È una cosa Ok. un po' diversa, sì, ma no. Cioè, se tu parli con quelli dell'INPS, ti mettono un pippone infinito sulle differenze tra un capello bianco e un capello biondo platino. Quindi mi pare di capire, alla fine, tirando le somme, Sì. che se io pubblico il mio libro, io scrivo e pubblico il mio libro, che sia di narrativa, che sia di qualsiasi cosa, però ovviamente se è tecnico che dico nel mio lavoro io faccio queste cose perché vendo, Esatto. cioè, chiaro che è diverso, ma in quel caso io posso non aprire la partita IVA. Mentre se faccio il mio libro, lo metto sul sito web, vendo, dimmi. Ci tengo a Benissimo. precisare, la posizione è più difendibile. Ricordate Sono sempre che state in 2000 questi. interruzioni. Io ho tagliato un paio di cose, ma andiamo al sodo. Ci sono delle domande, te le posso fare perché mi hanno fatto delle domande sia Assolutamente. dal canale che alcuni studenti. Allora, la prima è di Giampiero che mi chiede: allora ce l'ho scritta qua. Aspetta, editore e autore, quali sono le differenze e quali sono i vantaggi e gli svantaggi? È una domanda che posso fare a te questa? Sì, assolutamente. Vai. Allora, la differenza fra editore e autore è che l'autore è colui che ha scritto il libro, l'editore è la persona che diciamo, lo commercializza, lo distribuisce, teoricamente lo produce, teoricamente sono due soggetti distinti, ma potrebbero essere anche la stessa persona. Il self-publisher in realtà fa questo. Quando deve aprire la partita IVA, cioè quando inizia a fare, scrivo il libro, lo metto su Amazon, faccio il funnel di vendita, Ok. faccio il sito dove sembra che lo stai acquistando da me, ma lo acquisti da Amazon e via dicendo. Queste sono le differenze. L'editore vende, l'autore scrive. Fine. Lui segue, posso essere sia editore che autore? Secondo me ha qualcosa in testa, sto ragazzo, Sì. Come mi sono spoilerato la seconda. Risposta, sì, ovviamente puoi essere sia editore che autore. Il self-publisher puro, ripeto, quello che vende serialmente i propri libri è proprio quello, perché una volta che tu metti su una collana, una saga, ad esempio, Sì. spenderai dei soldi per fare delle ads, per pubblicizzarla, anche semplicemente per, dopo che hai venduto il primo libro, per pubblicizzare il secondo, il terzo, il quarto. Quindi automaticamente stai facendo un'attività commerciale. Poi comunque scrivere un libro, ok, è un'attività comunque sporadica, occasionale, eccetera, eccetera. Scriverne più di uno e venderli, perché poi non è solo lo scrivere, è anche il vendere, è un'attività comunque continuativa. Cioè magari ne scrivi uno l'anno, ma uno l'anno lo scrivi. Ne scrivi uno ogni 2 anni lo scrivi. Quindi sì, uno può essere sia autore che editore. Certo, questo comunque è un freno, perché cioè, se io voglio scrivere un libro, ovviamente la colpa non è tua, mi rendo conto, ma dico, se uno vuole scrivere un libro e pensa che deve aprire la partita IVA, si frena immediatamente. Perché comunque i guadagni non è che Dipende. saranno chissà quali, a meno che non Allora, fai, vado dal ghostwriter, faccio scrivere, faccio i funnel, faccio il marketing, non è più scrivere un libro. ripeto, se io scrivo il libro singolo e lo metto su Amazon, non è che venderò milioni di copie. E Certo, se per chiaro. caso vedo che vendo un sacco di copie, posso comunque aprire la partita Aprire la IVA in un partita secondo IVA, momento. giusto, assolutamente giusto. Non è una cosa.
Fermo restando che comunque anche aprire la partita IVA non è una cosa apocalittica, cioè certo. Non è che muori se apri la partita IVA, se no a quest'ora in Italia eravamo la metà. Però secondo me hai dato un consiglio tu in questo momento, Ivan, perché tu hai detto, se tu scrivi il primo libro e poi va bene, cazzo, apriti la partita IVA e non hai più problemi. Quindi diciamo che il primo libro lo puoi scrivere, poi dipende come va, un po'. Cioè la possiamo utilizzare questa strada. Sì, non è proprio, ripeto, è come ti dicevo prima, potrebbe l'Agenzia delle Entrate opporti delle questioni, ma comunque in sede di dibattimento in commissione tributaria, la commissione tributaria è il tribunale, diciamo, per gli atti, per le cose tributarie e fiscali, non ci dovrebbero essere grossi problemi a difendere una posizione in cui tu dici ho scritto un libro, l'ho messo su Amazon, punto. Allora, c'è Dario che mi fa un'altra domanda. È vero che chi fa self-publishing autopubblica i propri elaborati e fa attività di autoedizione e quindi quest'ultima è considerata a tutti gli effetti un'attività di impresa? Sì. Che è quello che abbiamo detto fino ad ora. Partita IVA, esatto. Ok. Sempre Dario. Visto che la vendita di un libro è online, 24 ore su 24, quante paranoie che si fa chi deve scrivere un libro. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È vero che non è possibile considerare la suddetta attività occasionale? Io mi allora, dissocio da questa l'attività... domanda. Allora. L'attività di vendita diretta è un'attività di commercio elettronico. Quindi, ad eccezione del temporary shop, cioè il negozio che tu apri per un periodo di tempo limitato, cioè 30 giorni al massimo, su 365 giorni, quindi non sull'anno solare ma su 365, quindi ad eccezione del temporary shop è sempre un'attività imprenditoriale, sempre con obbligo di apertura della partita IVA. Il temporary shop è una normativa particolare che permette ai comuni di poter dare la possibilità a delle persone che vogliono aprire un negozio appunto per al massimo 30 giorni su 365 di aprirlo senza dover aprire la partita IVA. Wow, alcuni questa comuni, cosa non la conoscevo completamente. Alcuni comuni già la applicano sui negozi online, altri no, ma comunque diciamo che l'orientamento prevalente è verso quella strada e quindi chi volesse provare a farlo sul proprio territorio un'attività di vendita diretta tramite temporary shop o negozio temporaneo può parlare col proprio comune magari mettendocisi un po' sopra e avendo dei funzionari del comune collaborativi si potrebbe riuscire a creare una soluzione anche se non è già stata applicata dal comune stesso. Capito. Ne sai io mi sono scordato la domanda nel frattempo. Sì, te la rifaccio se vuoi. La domanda che ti ho letto è questa: visto che la vendita di un libro è online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è vero che non è possibile considerare la suddetta attività occasionale? Ok, quindi dicevamo questa: la vendita diretta, fondamentalmente, a parte il temporary shop, è sempre attività commerciale, attività imprenditoriale, attività continuativa, partita IVA. Ok? Sì. Non c'entra il discorso 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 365 l'anno, eccetera, eccetera. Penso che lui si riferisca al fatto delle vendite occasionali fatte online, cioè alle vendite occasionali che dovrebbero essere fatte al massimo per 30 giorni l'anno, e che online diventano un po' problematiche da gestire, anche se pure lì diciamo ci sono svariate interpretazioni. Non mi perderò in queste cose perché sennò non ne usciamo, più. Il discorso è per quanto riguarda le royalties, il problema non è tanto il fatto che il compenso alla royalty derivi da un'attività artistica o meno. Il discorso è sempre quello che facevo prima. Questo compenso deriva da un'attività organizzata, continuativa, abituale o meno, ok? Primo, se l'attività è continuativa devi aprire la partita IVA, oppure in alternativa c'è un editore, se c'è un editore questa attività la fa l'editore, tu scrivi il libro e lo mandi all'editore, ok? Certo. Sono questi i due. Io mi chiedo, scusa, io rappresento l'ignorante di ogni giorno, ok? Ma perché Amazon le chiama royalty? Cioè, arrivato a un certo punto, le dovrebbe chiamare royalty fino a un certo punto, dopo un po' le dovrebbe chiamare in un altro modo, no? Ma perché, come ti ho detto all'inizio, le royalty possono essere assimilate che sia in al reddito di cosa impresa. Di royalty. Perché la royalty in realtà è la commissione,
Sì. Nella tua commissione. Una volta che io sono un rivenditore, comunque ti pago pure le royalty, cioè anche all'estero, la definizione, cioè se io vendo calendari, ok? Sì. Questo è un calendario da un euro di Wish. Se io vendo i calendari, ok? Io, cioè, chiedo scusa, se io produco i calendari, ma non li vendo direttamente, li affido ad un distributore, al mio amico Pinco Pallino, ok? Gli vendo questi, io do questi calendari direttamente a Pinco Pallino, gli dico: Pinco, tu vendimeli e poi il 20% te lo tieni tu, l'80% lo dai a me, ok? Lui mi dice: d'accordo, io gli passo questi prodotti e lui li vende. Per conto mio, quelle che mi dà quelli che dà a me sono comunque royalty, sono comunque dei compensi, ok? Non è una vendita diretta, perché io non vendo a Pinco Pallino che poi rivende, glieli do in conto vendita e quindi rivende lui al terzo. Spero di essere stato chiaro. Non Sì, sono sì, stato sì. neanche tecnicissimo, ci saranno No, già hai dei fatto colleghi che benissimo. si staranno che mi staranno contattando per dirmi che cazzo dici, però tecnicamente non era proprio Ci sono i precisa, però commenti diciamo è qua quello che sotto. succede. Se volete aggiungere qualche cosa di costruttivo, potete farlo. Se dovete, no. Ok, va bene. Allora, Clarisse Evans mi chiede: volevo chiederti se è necessaria, una volta finito il libro, l'iscrizione dell'opera alla SIAE. Cioè, io tutte Allora, queste domande non me le sono mai poste. Io ho scritto il libro e basta. Fine, poi quello che succede, succede. qui si apre una parentesi enorme. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, Grazie come diceva Clarisse. Pascorossi. Registrare il libro alla SIAE, iscriversi come autori alla SIAE, ci aiuta. Non è un obbligo, ci aiuta. Innanzitutto ci aiuta a definire quella nostra opera come un'opera dell'ingegno e quindi inquadrarla come diritto d'autore, ok? Che Quindi, non è cioè, è una cosa. meglio per le royalty, dici tu. Diciamo, se l'Agenzia delle Entrate ci dovesse fare delle questioni, è più facile opporre il discorso: no, io l'ho fatta come libero autore, l'ho messa lì e via Ok. dicendo. Poi ripeto, se l'Agenzia delle Entrate continua, si arriva al contenzioso tributario e lì si vede, ma ripeto, non dovrebbero esserci grossissimi problemi. Per quanto riguarda invece la protezione dell'opera, di sicuro la protezione dell'opera che dà la SIAE È è maggiore maggiore. rispetto ad altre forme. Fermo restando che A, devi capire se l'opera effettivamente te l'hanno rubata o meno. B, comunque devi fare causa, cioè non è che perché ce l'hai scritta alla SIAE, cioè, ti sei messo il mutandone di ferro e nessuno ti può fare nulla. Ok, no, non esiste il mutandone di ferro in questi casi, ti Certo. può succedere qualunque cosa, non esiste la cintura di castità. Che brutte immagini che c'ho in testa però. Scusami, ogni tanto sono un po' così. Vogliamo cambiare l'esempio, forse è meglio. Vuoi. Quello che ti fa più comodo. Va bene questo. Ok, ricomincio da capo. Vai. Allora, diciamo che non esiste la protezione totale. Niente ti può dare la protezione totale da quello che possano fare gli altri sul tuo testo. Ok? Quindi bisogna sempre avere una certa attenzione anche a provare a cercare di vedere se altri hanno preso il testo e lo hanno in qualche modo ripubblicato. Poi, fermo restando che il copyright va stabilito parola per parola, cioè se le persone prendono quello che tu hai scritto, lo rielaborano un po' e ne fanno un'opera simile o addirittura derivata, lì già è un discorso molto più complesso. Comunque, certo, se tu c'hai il tuo eroe che si chiama Baldambrembo, ok, e un altro usa lo stesso nome, già lì lo puoi È attaccare, però indicativo. se uno da Baldambrembo lo chiama Joy, ok? Fa le stesse cose identiche, là è più difficile riuscire diciamo, ad avere protezione. Poi, per carità, io mi sto addentrando in un ambito che non è proprio il mio, perché questo è un ambito più legal, più da legale, più da Sì. avvocato. Oltretutto, avvocato esperto in diritto d'autore, che è una nicchia molto specifica. Wow. Però diciamo che sicuramente se tu sei iscritto alla SIAE hai un'arma in più per difenderti, ok?
okay? Non sei magari solo con la spada e lo scudo, ma sei con la spada e lo scudo e il mazzafrusto, che quando ti scapola la spada di mano, prendi il mazzafrusto e ti dai un colpo, anche se lo fai con l'altra mano, perché questo è lo scudo. Allora, Stefano Iotto mi fa un'altra, mi fa questa domanda. È l'ultima questa, okay? Ok? Gli articoli di giornale pubblicati sul web sono coperti da copyright, oppure è possibile pubblicarli sul proprio libro? Tieni questa. Allora, la prima cosa da dire in questo caso, qua è sempre legal. Ma perché? Però la prima cosa è, perché? Ma perché è importante? fermo restando che effettivamente, ma perché? Perché lo puoi riscrivere le stesse cose, cambi le parole, cambi l'impostazione, fai qualcosa di diverso e fai la citazione, giusto? Puoi... No, se tu è una cosa che hai scritto tu, ok, penso che sai come scriverla, quindi se sai come scriverla sai anche come scriverla in una maniera differente. Una volta che allora, io ho ipotizzato la forma del testo, io mi sono immedesimato, non c'è più il copyright, sì, dimmi. E penso che magari lui sta scrivendo un libro, ha trovato degli articoli di giornale e dice: cavolo, però io questi articoli li voglio mettere là dentro perché danno un valore ancora di più a quello che sto scrivendo, fanno capire che è reale che io sto parlando di questo articolo, oppure magari fa una fotografia, un'immagine di quella pagina, la mette là. Effettivamente allora, il testo va a finire là dentro. Allora, innanzitutto in quel caso ci vogliono o le note bibliografiche o i crediti direttamente, o entrambe le cose. Cioè tu metti il numerino di fianco, metti se è la citazione tra virgolette, metti il numerino, poi sotto ci metti citazione dal Corriere di Baldambrembo, come vedi io sono abbastanza monotematico nelle mie cose, numero 15 del 28 ottobre 2020, okay? Per fare un esempio. Sì. Articolo di Pinco Pallo Baldambrembo, perché sempre la famosa fantasia. Noi aspettiamo il tuo libro che si chiamerà Baldambrembo. Assolutamente. Quindi dicevo, sì, bisogna fare una differenza sicuramente se l'articolo è un articolo che abbiamo scritto noi o un articolo di terzi. Se è un articolo di terzi, mettiamo una citazione. Se è l'articolo che abbiamo scritto noi, o lo riscriviamo, oppure andiamo a vedere che cosa c'era nel contratto quando noi abbiamo diciamo ceduto. Innanzitutto dobbiamo vedere se abbiamo ceduto i diritti al portale a cui abbiamo scritto l'articolo. Nel caso di Amazon credo di sì, perché comunque lui fra i vari click che metti ti dice: vedi che stai, tutto quello che stai inserendo qua, tu mi dici che tu hai la proprietà intellettuale, insomma che puoi farlo. Ma Amazon non ci interessa, perché Amazon non è un editore. Tu puoi prendere lo stesso libro di Amazon e ripubblicarlo con un altro portale, non lo so, il mio libro, Lulu, sì, questi portali qui, e Amazon non ti dice niente. Amazon è un rivenditore. Anche perché se ti dicesse che vuole l'esclusiva, automaticamente sarebbe un editore. E ad Amazon non conviene essere editore, perché sennò le sue pubblicazioni sul portale dovrebbero ridursi moltissimo, perché avrebbe dei costi. Okay? Su Kindle c'è una quantità di libri così enorme e a volte anche così di così scarsa qualità, appunto per questo, perché chiunque può pubblicare il proprio libro. Io parlo da un punto di vista più tecnico che di narrativa. Sì. Anzi, ti dirò che dal punto di vista di narrativa forse Amazon è un ottimo strumento, perché alcuni libri molto interessanti che ho letto ultimamente, io sono appassionato di fantasy, come si sarà capito dal mazzafrusto precedente, e ho trovato davvero delle belle chicche, dei bei libri scritti bene, piacevoli da leggere su Amazon. Però sono anche io Amazon la vedo molto come un'opportunità. Ok, cioè tu sì, ti vuoi levare dalle palle l'editore perché non ti va, non ti senti a tuo agio con l'editore, non vuoi che ti riscriva il testo, per un milione di motivi, e là sì, è la sì, possibilità sì, di uscire. Poi ci puoi mettere la merda dentro, oppure ci puoi mettere cose serie. Sì, questo sicuramente. Ti dicevo prima, il problema è che appunto io che faccio un business spesso uso il Kindle Publishing come uno strumento per diciamo crearmi un audience. Sì. Quindi faccio un libricino molto superficiale, molto così, e dico: ho scritto il libro. Siccome ho scritto il libro, allora sono autorevole. Il discorso è che non me ne vogliono. Le recensioni negative là vanno a fiumi. No. Ci sono dei libri te lo giuro, dei libri nel mio ambito, nell'ambito aziendale, fiscale. Ho visto dei libri veramente scritti male, alcuni addirittura con dei contenuti proprio sbagliati, che avevano 5 stelle,
poi magari avevano 16 recensioni, però avevano sempre 5 stelle, e quella sì, è una cosa pessima, anche perché poi ci sono tante tecniche di cui sicuramente tu parlerai per cercare di ottenere tante stelle in breve tempo, tante vendite, arrivare ad un buon livello di vendite per essere segnalato. Sì, io ne parlo, ma non sono le tecniche di cui parlano tutti. Cioè, non sono io mi vado a comprare recensioni, oppure pago la persona per farmelo, oppure prendo il prodotto, glielo do e poi me lo tira la recensione. Queste cazzate non le dico. Cioè, io parlo di un funnel strategico proprio che mira a avere recensioni di qualità, bene, subito, eccetera. Però sì, ne parlo, effettivamente hai ragione. Comunque, diciamo che effettivamente Amazon è un grande mercato estremamente libero, quindi è molto facile entrare, ma il fatto che è molto facile entrare comporta anche il fatto che ci sia tante persone che magari, tanti libri che persone hanno scritto magari non con il fine di scrivere un'opera letteraria, perché penso che arrivato a questo punto la tua audience avrà l'interesse a fare delle opere, diciamo, di un certo spessore, o comunque narrativa, letteratura, romanzi di genere. Cioè, esiste un universo. Io ho tanti amici che si sono cimentati con questa esperienza. Non universo, è un universo immenso proprio, perché c'è di tutto là dentro. Io sono più sulle menti creative digitali, sai? Quindi sì, c'è pure mia figlia, dice sì. Il bello della diretta è che poi è registrata. Assolutamente. Ivan, io mi fermo, non ti faccio più domande, perché già te ne ho fatto un sacco, sei stato abbastanza carino a dire tutte queste cose e a levarci questi dubbi. Alla fine non ci vuole la partita IVA, basta partita IVA, è questo quello che hai detto fino adesso, no? No, assolutamente no. Non proprio. Quello che ho detto è dipende. Dipende, questa parola. Vabbè, dipende da tutta una serie di cose. Ma la vita è così, tutte le soluzioni semplici sono delle soluzioni irreali e irrazionali. Certo, la vita è una cosa complessa, quindi tutto dipende da come si vanno ad incastrare le cose. Allora, la cosa bella è che non ci si deve frenare. Se uno vuole fare una cosa, la fa e poi, pian piano, fa tutto quello che deve fare. Mi è piaciuto quello che hai detto. Intanto tu scrivi il primo libro, non fai attività di impresa perché non fai pubblicità, non fai questo, non fai quello, lo metti là. Se dovessi scoprire che fai questo 1 milione di euro, benedetto, allora aprita la partita IVA. Con 1 milione di euro te ne apri 1 milione di partite IVA, no? Certo, diciamo, da prendere diciamo con le pinze, un milione di euro è un po' tanto. Diciamo un anche per tanto. Cifre più basse apri la 10.000? Ma, sì. Famo 100, come... anche 5.000, cioè poi ripeto, dipende, perché se il libro è singolo, però se tu hai fatto un libro singolo che non è stato pubblicizzato, dove nessuno ha fatto nulla di particolare per vendere quel libro, e fai già, ma anche 2.000 euro, significa che se ci spendi 4 lire di marketing, bravissimo, bellissimo messaggio, mi piace. Cioè, è questo il discorso, è questo il discorso. Mi piace moltissimo questo, benissimo. E poi, Ivan, soprattutto, i proventi, dichiararli sempre, a prescindere. Che anche se magari dovevi aprire la partita IVA, intanto se hai pagato le tasse, c'hai sempre meno problemi. Certo, chiaro. Ivan, se qualcuno volesse buttarsi in questa cosa e magari dice, ma aspetta, c'è Ivan, lo vorrei chiamare, vorrei contattarlo, come può fare? E lo può fare tramite il mio sito internet, c'è una pagina dove può comodamente acquistare le proprie consulenze. Già parli di acquistare, scusami. È caro, cioè... Cioè, allora, per le cose gratuite ci sono... per le cose gratuite ci sono appuntamenti come questo. Grande. Io da te non mi sto prendendo una lira. Grande. Quindi... Bisogna differenziare, perché un conto è fare divulgazione come sto facendo in questo momento, lo faccio anche con piacere, anche perché certo, mi piace cercare di chiarire le cose alle persone. Un altro compito, un'altra cosa è quando mi viene affidato un compito, perché quando fai una consulenza devi parlare con quella persona, devi capire il suo problema. Magari può sembrare di no, ma a volte ci sono anche in casi semplici, tutto sommato come il self-publishing, delle piccole chiavi di volta, per cui o devi studiare qualcosa, sì, o hai studiato qualcosa di specifico. Ci dovremmo fare un video ad hoc su questo, su tutte le persone che ti contattano e vogliono qualcosa da te, magari la pretendono pure gratis. Su questo ci dovremmo fare, carità, un video. Se una domanda singola del tipo no, non mi viene una domanda, cioè tutte le domande singole che potevano dirmi, cioè devo aprire la partita IVA ad esempio,
ho già risposto in questo video. Quindi certo, io dico normalmente... quante cose ci sono una... dietro, no? Sì, no, io dico normalmente se mi fai una domanda singola, me la fanno su Facebook Messenger o sulla mia mail, io in genere rispondo. Però qui stiamo parlando di una cosa diversa. Cioè, certo, se uno ha bisogno di una consulenza vera e propria, se ha bisogno di una consulenza vera e propria, io campo con quelli. Quindi le possono acquistare, diciamo, dal mio portale. Assolutamente sì. Quindi, dal mio sito internet, non dal mio portale. A parte che c'è il link qua sotto. Come si chiama il sito? Molto semplice. ivanfichera.it. Grande. www.ivanfichera.it. Grande. Ivan, io spero che tornerai qua a parlarci di altri argomenti. Quindi ci rivediamo alla prossima. Alla prossima, è sempre un piacere.